La prima tappa della rassegna Abruzzo contro il bullismo è partita da Teramo, sono stati tantissimi ragazzi che hanno partecipato a questo primo incontro che riguarderà poi tutta la regione Abruzzo, perché la novità di quest'anno è che verranno interessate anche le altre province della nostra regione. L'obiettivo è quello di superare il numero dell'anno scorso, 4.500 alunni che hanno seguito in maniera diretta ma anche in streaming l'iniziativa. Ma entriamo subito ad ascoltare i relatori di questo primo incontro. Preside, seconda edizione di Abruzzo contro il bullismo, un evento che deve diventare una tradizione per tutta la regione Abruzzo, perché poi quando si parla direttamente ai ragazzi, visto che sono loro il futuro. Eh sì, allora noi innanzitutto siamo contenti di continuare con questa scommessa, diciamo così, iniziata l'anno scorso in collaborazione con il Premio Borsellino e con la Regione Abruzzo. La cosa ci rende fieri ed orgogliosi, soprattutto perché finalmente sta passando il messaggio perché per combattere il fenomeno del bullismo è necessaria una sinergia tra le istituzioni e l'associazione del territorio, altrimenti da soli non ci se la può fare. Chiaramente questa serie di incontri è rivolta ai ragazzi, i ragazzi che sono i principali attori di tutta questa iniziativa molto importante, affinché passi il messaggio che è bello quando si scherza in due, ma nel momento stesso in cui uno smette di ridere non è più uno scherzo. È quello che stiamo cercando di fare. La cosa più bella è vedere la grande partecipazione di questi ragazzi. L'anno scorso 4.500 studenti, quest'anno l'obiettivo è quello di aumentare il più possibile, visto che sarà rivolta a tutta la regione Abruzzo. Sì, l'obiettivo è sempre quello di incrementare per poter testimoniare a più giovani possibile che il bullismo è un fenomeno che va assolutamente arginato e che loro sono i primi che possono farlo. Noi semplicemente gli diamo le linee guida. Ovviamente voi parlate ai ragazzi, stanno diventando sempre più piccoli. Sicuramente l'età non gioca a favore, la pandemia che ci siamo lasciati alle spalle ha lasciato comunque degli strascichi importanti, i giovani hanno passato tanto tempo sul web, quindi il cyberbullismo incombe sulle loro vite, sulle loro giornate. Cerchiamo attraverso l'ingegner Gianmaria De Paulis, che in questo caso è la persona più indicata per poter dare consigli ai giovani, perché mastica questa cosa tutti i giorni e quindi può aiutarli a evitare i rischi che si corrono sul web e non solo, anche i rischi che si corrono a scuola magari. Siamo in compagnia di Gianmaria De Paulis, non è solo più il bullismo, oramai è diventato soprattutto cyberbullismo, un problema che passa tutto tramite la rete. Eh sì, ormai i ragazzi sono online, connessi, digitalizzati, digitali e quindi in qualche maniera il vecchio scherzo o l'azione di bullismo, cosa ancora più grave che si faceva nel mondo reale, si è trasformata in qualcosa di digitale. Il problema è che sono scherzi che per la loro definizione non hanno confini né spazio né temporali e quindi tante volte nel pensare di fare una cosa simpatica ad un amico un'azione si trasforma in cyberbullismo e viene condivisa veramente a volte a livello forse mondiale no, ma sicuramente su centinaia di migliaia, se non milioni di utenti. Assessore Quaresimale, è partito da Teramo la seconda edizione di Abruzzo contro il bullismo, tantissimi gli incontri che farete con le scuole, un evento fortemente voluto da lei. Sì, ho voluto fortemente anche quest'anno questo progetto per cercare di prevenire e trovare delle soluzioni contro il bullismo e il cyberbullismo. Dopo il successo lo scorso anno, l'auspicio che anche quest'anno ci sia un forte riscontro, ma già dalle prime ore abbiamo visto una grande partecipazione degli studenti, come diceva lei oggi è il primo giorno, ce ne saranno tanti altri fino al 3 marzo. Purtroppo è una problematica in forte crescita, anche nell'inaugurazione dell'anno giudiziario si è evidenziato il fatto che i casi sono aumentati, non solo di bullismo ma soprattutto di cyberbullismo. Purtroppo la rete è importante, lo sappiamo benissimo, ci troviamo nella fase della transizione digitale,
ha trovato però delle insidie che crea atteggiamenti vessatori di emarginazione, di isolamento, e noi istituzioni in sinergia tutti quanti dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni. Tra l'altro abbiamo istituito a dicembre in Regione Abruzzo, su mia proposta e votata dalla Giunta regionale, che ringrazio, la consulta contro il bullismo, appunto per cercare di confrontarci e trovare, appunto, come dicevo, delle soluzioni che possano quantomeno attenuare i casi e trovare delle soluzioni. Questa iniziativa Abruzzo contro il bullismo è un progetto educativo pregevole, molto importante, che ha avuto un grosso riconoscimento, è stato inserito nella rete europea contro il bullismo e a fine febbraio a Milano parteciperemo all'incontro europeo, appunto, per combattere il bullismo. Oggi è la giornata mondiale, importante, ma non deve essere ricordata solo oggi questa problematica, ma tutti i giorni, col coinvolgimento delle scuole, ma anche delle varie società sportive. Abbiamo coinvolto anche il CONI, perché riteniamo che anche nel mondo dello sport a volte ci sono questi casi. Voi, come organizzatori del premio Borsellino, ovviamente la vostra mission è diventata quella di parlare con i ragazzi in maniera costante. Certo, qualsiasi argomento che ci possa avvicinare a loro è importante. La legalità ha tante sfaccettature, quindi anche il rispetto dell'altro, il rispetto del compagno di banco, il rispetto dell'amico che magari è in difficoltà e che tu puoi aiutare fattivamente, semplicemente tendendogli la mano. Si può lottare il bullismo solamente parlando ai ragazzi, è l'unica arma che si ha a disposizione. Beh, dunque il dialogo da coltivare, da favorire, soprattutto nelle nuove generazioni, i preadolescenti delle nostre scuole del primo ciclo e poi gli adolescenti del secondo ciclo, rappresenta l'arma, la strada migliore. Aprire il dialogo con i ragazzi vuol dire cercare di trovare la strada contro l'indifferenza, contro il girarsi dall'altra parte e, al contrario, trovare invece il proprio posto nella parte giusta. Quello che emerge quasi quotidianamente è quella linea sottile che c'è tra lo scherzo e l'ingiuria, l'umiliazione, tutto quello che poi porta al terribile fenomeno sociale che è quello del bullismo e cyberbullismo nella sua versione web. Mettere un like in un post che mette in difficoltà il proprio compagno è un errore gravissimo. È superficialità, e quindi noi come istituzioni scolastiche abbiamo il dovere di essere vicino ai nostri figli per cercare di far capire loro che non si tradisce il proprio compagno, l'amicizia, la solidarietà, quindi tutto quello che è contro una indifferenza che provoca violenza. Un like a volte può creare danni. Beh, un like, ormai la parabola è questa, anche i social sono comunicazione, la comunicazione rappresenta quello che noi siamo, quindi tutto ci rappresenta, tutto quello che facciamo online ci rappresenta, quindi anche un like, se messo nel posto sbagliato, può dare un messaggio sbagliato. La cosa che preoccupa è l'età media, che con il passare del tempo si abbassa sempre di più. Sì, appunto nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario sono stati dati anche dei numeri. Considerate che il 50% tra i ragazzi tra i 13 e i 17 anni hanno subito un atto di bullismo e cyberbullismo, quindi è un fenomeno in forte crescita. La pandemia ha accentuato questa cosa, perché stando chiusi in casa logicamente si è fatto un utilizzo maggiore della rete, però molte persone, molti ragazzi, soprattutto quelli più deboli, quelli più fragili, che sono poi più colpiti, hanno subito questi pregiudizi. E quindi spetta a noi istituzioni trovare delle soluzioni, perché siamo veramente preoccupati, perché subire un atto di bullismo pregiudica la crescita psicologica di un ragazzo, quindi viene traumatizzato, e questa cosa sicuramente non gli permette di avere una maturità
tranquilla. Ma la cosa che preoccupa è che molte volte la linea è molto sottile tra il bullismo e lo scherzo, perché la giustificazione che spesso i ragazzi danno è quella di era solamente uno scherzo, ma poi non è così, perché si va a segnare la vita di un'altra persona. Ma purtroppo, come dicevo, spesso oggetto di uno scherzo, che poi non è assolutamente uno scherzo, ma può essere un atto di violenza anche psicologica, si rivolge a persone più deboli e fragili, che hanno già delle problematiche e che anche un semplice scherzo, che poi, ripeto, non è uno scherzo, può pregiudicare psicologicamente la crescita di questo ragazzo che ha già delle problematiche da risolvere, e quindi il tutto viene accentuato e quindi si crea ulteriori pregiudizi. Ultima domanda, quest'anno la priorità è quella un po' di rivolgere questo incontro a tutte e quattro le province? Sì, abbiamo voluto estendere a tutte e quattro le province della regione Abruzzo, perché riteniamo che la campagna di prevenzione deve partire dalla sensibilizzazione degli studenti, perché è lì che si inizia, è lì che purtroppo accadono questi episodi, e quindi vogliamo girare l'Abruzzo insieme ai dirigenti scolastici, che ringrazio, degli esperti che ci aiuteranno, il garante dell'infanzia, la polizia postale, che sicuramente fa un grosso lavoro quotidiano, e come dicevo, tutti insieme in sinergia cercheremo di risolvere o attenuare questo fenomeno che purtroppo è in crescita. È proprio l'indifferenza il problema più grande, perché molte volte uno pensa non è successo niente, invece poi la persona che è stata vittima di bullismo lasci un vero e proprio segno. La frase che ricorre è: ma preside, era uno scherzo, io volevo scherzare. Quindi queste occasioni che la scuola ha nell'aprirsi, nello specifico al premio Paolo Borsellino, Leono Dari, che insomma tanto produce come input educativi nelle nostre scuole, rappresentano proprio momenti per capire che lo scherzo c'è, ma ha un limite e non va valicato. Quali sono le domande che i ragazzi le hanno rivolto più spesso? Ma quello che forse con loro condivido maggiormente è il fatto che manca ancora in qualche maniera non una competenza tecnica, bensì una competenza critica nel capire cosa condividere e cosa no, perché a volte una foto che per loro può sembrare tranquilla, in realtà condivisa può diventare un problema. Infatti dico sempre: attenzione a quello che fotografate, ma ancor di più a quello che condividete. Non tutto quello che fotografate si può condividere, anzi in realtà molto poco si può condividere. E poi soprattutto il fatto di questo confine dello scherzo: loro a volte non capiscono veramente che uno scherzo può essere bello nel momento in cui in un gruppo di amici si ride tutto, ma nel momento anche che lo stesso scherzo in un gruppo di amici in cui si ride viene messo là, si può trasformare veramente in un dramma. Qual è la fascia di età a cui è rivolta più la comunicazione che state promuovendo? La fascia ormai in qualche maniera raccoglie, vorrei quasi dire, i ragazzi dell'ultima elementare, la nostra vecchia quinta elementare, per passare alle medie, dove i ragazzi sono molto attivi rispetto a qualche anno fa, e ancora di più anche alle superiori, perché poi nelle superiori c'è questa presentazione del mondo del lavoro, e quindi occorre che i profili online, dove ormai le aziende e le università cominciano a fare ricerca di personale, siano corretti, altrimenti rischiamo che poi siamo noi che ci creiamo problemi per il nostro futuro. È partito di Teramo l'evento Abruzzo contro il bullismo, ovviamente rivolto a voi ragazzi. Un po' qual è la sensazione che voi avete, conoscendo bene da vicino un po' il contesto? Che comunque, nonostante il problema venga comunque ripreso più spesso anche a scuola o fuori scuola, non sempre comunque diciamo non verifichiamo eventi di bullismo, perché comunque tutt'oggi alcuni ragazzi comunque sono vittime di bullismo. Come ad esempio qualche settimana fa mi è capitato di vedere alla fermata un gruppo di ragazze che comunque si agguerrivano tutte contro una loro compagna. Comunque lei era sola, cioè nel senso era anche in difesa, se vogliamo. E poi la cosa comunque che preoccupa non è solamente il bullismo, ma anche il cyberbullismo, che passa tutto tramite la rete, a volte un click può creare tanti problemi. Sì, esatto, anche perché comunque diciamo che a quest'età non siamo consapevoli di ciò che postiamo, per cui molto spesso solo dopo aver fatto certe azioni ci rendiamo conto comunque di aver sbagliato. Ecco. Un altro messaggio che è passato ovviamente dall'incontro è quello di non pubblicare tutto quello che fate. Sì, esatto, di stare attenti comunque a ciò che viene pubblicato, in primis perché comunque in futuro ne potremmo magari risentire e pentirci appunto di ciò che abbiamo fatto, per cui usare un po' più di coscienza nel postare le cose sui social.